Io per vivere lavoro in banca, sono direttore marketing, comunicazione e innovazione di un grosso gruppo bancario italiano. Sono un uomo di 45 anni, con 5 fantastici bambini, 4 femmine e l'ultimo un maschietto, una fantastica moglie e sostanzialmente questo sono, un uomo appassionato. Mi piace vivere. Mi piace vivere le gioie e le sofferenze della vita, cerco di accogliere ciò che mi viene offerto come un dono. Il tema del dono nella mia vita è un tema che è diventato ultimamente molto rilevante. Per cui vivere la propria vita immaginandosi di essere un dono per gli altri è una cosa che mi aiuta a dare un senso alle cose. Per me la famiglia è il riferimento, è proprio il luogo nel quale ti misuri per ciò che veramente sei. Credo nell'importanza di educare dei figli affinché siano migliori dei loro padri, dove per migliore intendo dire necessariamente più capaci a fare qualcosa, forse anche solo più sensibili, più acuti, più attenti. Anche perché se così non fosse, se io avessi riprodotto il modello di mio padre e lui quello di mio nonno, saremmo già a 4 generazioni dove non contribuiremmo al miglioramento del nostro genere. La numerosità della famiglia per me è proprio anche un indicatore di gioia. Io sono felice di avere 5 figli per l'opportunità che mi viene offerta, perché ho 5 prospettive con cui misurarmi. Nel caso della nostra primogenita, Luna Chiara, in realtà è stato un dono del Signore. Io e Sara stavamo vivendo un momento di difficoltà nel nostro rapporto di coppia, mi emoziona anche pensarlo. Io lavoravo e studiavo teatro, io ho studiato 10 anni di recitazione ed ero ancora in quel momento in cui sognavo di poter fare l'attore di teatro. Sara aveva finito gli studi, stava avendo la possibilità di andare a lavorare all'estero, in Spagna, e il nostro rapporto, io un po' rapito dai luccichi del palco, lei da quelli della professione, ci stavamo sostanzialmente distaccando un po'. Credo che se lei fosse partita, probabilmente, non lo posso dire, ma così ripensando un po' a quei momenti, probabilmente non saremmo rimasti insieme. Non so cosa, non so chi, mi piace pensare certamente ad una volontà superiore, ha fatto sì che lei restasse incinta. Lei mi annunciò di questa cosa, io rimasi sconvolto perché tutto pensavo tranne che diventare padre, tantomeno in quel momento. Immediatamente ci siamo accordati su una cosa, che quella vita scusate che quella vita avesse priorità. Io credo che la famiglia sia veramente il talento primario di cui siamo stati dotati come esseri umani. Io ho una data proprio specifica di riferimento che per me è il 1° settembre 1999. Avevo delle domande alle quali io non riuscivo con i miei mezzi propri a rispondere. E quindi ho iniziato ad indagare delle dimensioni un po' più grosse, un po' più grandi rispetto a quella che fosse la mia dimensione di uomo e di individuo. Questo mi ha portato a rivalutare molto il mio ruolo nella collettività, il ruolo della società, l'importanza di immaginarsi come un dono per gli altri. Sono stato ispirato da una frase di Madre Teresa che diceva: fai che ogni volta che incontri qualcuno, una volta che vi siete lasciati, questo qualcuno sia migliore che prima che ti incontrasse. Questa è un po' la sintesi di quello che io vivo essere un dono, quindi è una conversione più legata alla consapevolezza e trovo che le scritture siano una mappa, siano uno strumento, e lo dico con grande rispetto, quotidianamente utile per ricordarsi l'importanza di avere un orientamento, l'importanza di sottostare a delle regole, l'importanza di avere un modello di riferimento. Ho creato le condizioni per stare in contatto con una dimensione, diciamo, più interiore, e la lettura delle scritture è una parte di questo momento di ritiro. Ed è anche un buon viatico per la giornata. La scrittura comunque ispira, poi alla sensibilità di ciascuno lasciarsi
ispirare dalle parole che escono. Quindi per me è ciò che fa battere il cuore sostanzialmente. Ho rubato due frasi che ho sentito dire durante un incontro che ho avuto una persona che poi per me è diventata estremamente importante. Le due frasi sono: condizionare il mondo attraverso la propria posizione e contribuire all'evoluzione dell'insieme. Quindi mi sono detto: condizionare il mondo attraverso la tua posizione significa vai ad occupare quei posti nella vita quotidiana e dai quali puoi esprimere un orientamento, che sia, torniamo al dono per gli altri, che diventa poi anche un dono per se stessi. E l'altro è contribuire all'evoluzione dell'insieme. Torniamo all'idea di responsabilità, quindi ogni giorno a me piace l'idea di pensare di tornare a casa avendo dato la mia offerta, no? E nuovamente l'insieme è il mondo che mi è stato affidato. Ed è dal 2001 che queste sono proprio le mie due stelle comete, no? Che sono un po' la cartina tornasole a fine giornata per capire se quella giornata ha avuto un senso per me oppure un po' meno di quanto avrei desiderato quando è incominciata. L'incontro con la finanza è stato un incontro per me che in qualche modo mi ha segnato. Io sono arrivato con tutta una serie di preconcetti su quello che era questa dimensione, il mondo delle banche, appunto della finanza in genere. Devo dire che per talune cose ho trovato magari anche delle conferme nel mondo in generale, non necessariamente la nostra azienda, di questi preconcetti, ma soprattutto su tali altre cose ho dovuto invece in qualche modo ripensarmi. Ho trovato un contesto abbastanza compromesso e quindi mi piace l'idea di far parte di un sistema che forse si è compromesso ed essere parte attiva di un tentativo di rivalsa. Credo moltissimo nei valori fondamentali che possono abitare le nostre esistenze e per cui mi piace immaginarmi come dentro a un cavallo di Troia, no? Quindi una metafora che mi riconduce all'idea di una missione e quindi non mi interessa tanto l'aspetto guerresco della metafora quanto l'idea di poter stare dentro un sistema per contribuire a migliorarlo. E credo sia stata una presa di consapevolezza dell'importanza di avere un ruolo attivo in quell'ambiente nel quale noi si opera, un grande atto di responsabilità. Lì è un mio riferimento, Martin Luther King. C'è una frase sua che a me è rimasta scolpita, che è la seguente: può essere che tu non sia responsabile della situazione in cui ti trovi, ma lo sarai se non farai nulla per cambiarla. Allora, la situazione è evidentemente compromessa, è un dato. Non credo che le soluzioni arriveranno dalle istituzioni, dalla scuola. Secondo me la vera affermazione, anche religiosa, è la presa di responsabilità interiore, quindi domandarsi tutti i giorni cosa posso fare io per contribuire al miglioramento della situazione in cui non solo io mi trovo, ma in cui la collettività si trova. Per cui la soluzione parte, secondo me, dall'individuo. E quindi responsabilità, l'abilità di dare risposte a quelle domande che la vita ci sottopone tutti i giorni. Io ritengo che la percezione che oggi la maggior parte delle persone hanno delle banche sia fondata. E dobbiamo partire da questo. Il sistema bancario ha fallito soprattutto su una questione, quella della trasparenza e quella della fiducia. Fino ad oggi, in quasi tutti i settori merceologici, si è cercato di vendere qualcosa a qualcuno che non ne aveva bisogno. Le pubblicità si sono costruite su dei paradigmi di comunicazione che ti facevano sentire in un modo bisognoso di una cosa senza che tu di quella cosa avessi realmente bisogno. Secondo me domani vincerà, anche nel business, chi sarà onesto. Non c'è bisogno di andare molto lontano. Ogni volta che c'è una parola che in qualche modo mi genera un momento di consapevolezza voglio capire il significato, no? E il significato della parola economia, se mi è consentito questo riferimento, è di una bellezza assoluta, perché se vai sul vocabolario tu trovi, l'ho imparato a memoria, arte di reggere e amministrare bene le cose della famiglia e dello Stato. Quindi innanzitutto è un'arte,
Quindi il concetto economia, che sia la signora che gestisce l'economia domestica, piuttosto che un manager in un'azienda, sono degli artisti. E poi c'è la dimensione privata, quindi la dimensione della famiglia, o proprio personale, e quella dello Stato, che interpreta come una dimensione più allargata, pubblica. Quindi innanzitutto l'economia è un'arte, poi, ripeto, la domanda, cioè il focus deve essere messo su l'uomo è il mezzo per trarre profitto o è il fine? Quindi colui che deve godere maggiormente di questo profitto. L'amore, secondo me, è l'atto economico per eccellenza. Spiego. Nell'economia si cerca di far incontrare chi ha da offrire con chi domanda qualche cosa, no? Allora, e l'equazione qua è semplicissima. Io amo pensare che tutti, qualunque essere umano, desidera essere amato. E quindi la domanda è vastissima. Qualunque essere umano intimamente desidera amare, perché è il momento di maggiore realizzazione. Non è importante se ami un luogo, ami una persona, è proprio quel sentimento. E quindi un'offerta infinita. E quindi economico proprio perché parliamo di incontro, domanda e offerta. E non c'è nulla al mondo che ha questo potenziale. E lo dico senza presunzione, ma semplicemente lo condivido perché è ciò che nella mia vita ha fatto la differenza. Quando sono stato un uomo buono è perché sono stato abitato dall'idea dell'amore.